I numeri, mai come questa volta, parlano chiaro. 6 regate inserite nel programma 170 imbarcazioni presenti ai nastri di partenza ed una crescita esponenziale dell'evento velico più importante della Puglia. Sono i numeri della seconda edizione del Grande Slam del Gargano presentata di recente a Mattinata. L'evento è organizzato in virtù della sinergia tra la Way Production di Enzo Ormas e le sezioni di Manfredone Bieste della Lega Navale Italiana. Tante le novità rispetto allo scorso anno, a partire dall'aumento delle regate da 4 a 6, grazie all'introduzione nel calendario della regata dei trabocchi e della Coppa Monsignore. Saranno insomma 4 mesi ricchi di emozioni in cui i momenti sportivi viaggeranno di pari passo con la valorizzazione del territorio grazie a numerose iniziative collaterali che coinvolgeranno gli appassionati a Mattinata. Alle mie spalle verrà posizionato un triangolo olimpico dove tutto il pubblico per la prima volta da terra sarà in grado di vedere la regata, ciò che non succede nelle altre prove, perché le barche stanno a mare, stanno a largo e le vedono solo in televisione, massimo la partenza si possono vedere, il triangolo di Giardino Monsignore, la Coppa Monsignore come rappresentante della città di Mattinata verrà fatta proprio alle mie spalle. Bissiamo, la prima, che è stata una parte un po' più sperimentale, ha avuto un grosso successo, siamo partiti con 4 regate, in realtà quest'anno ne abbiamo 6, quindi partner come Lega Navale di Vieste si sono uniti a noi per ampliare questo circuito e per fare in modo che queste barche apparezzino il nostro Gargano. Si parte subito, per la precisione venerdì 1 giugno, con la regata dei parchi con partenza da Vieste ed arrivo sulle coste croate di Lastovo. Siamo i primi a partire, in quanto a fine mese, fine maggio, partirà la regata da noi organizzata, la Vieste-Lastovo, che è al quarto anno di realizzazione e presenta un successo, un trend di successo sempre crescente. Quest'anno prevediamo di avere 40 imbarcazioni di tutte le dimensioni che saranno pronte alla partenza, sperando nelle condizioni meteomarine, perché l'anno scorso non furono, anzi direi estremamente negative, nel senso che era vento assente e le barche, la regata fu annullata e le barche arrivarono a motore addirittura. Lo stesso nome della regata, la regata dei parchi, indica proprio questo, la promozione della parca è un fine istituzionale anche della Lega Navale, la promozione del territorio, quindi il gemellaggio che stiamo auspicando e che presto metteremo in atto tra il Parco Nazionale del Gargano e il Parco Nazionale di Lastovo, quindi la volontà nell'unire sia il trend sportivo importante che si sta creando con quello anche ambientalistico, naturalistico e mi devi anche consentire culinario. Il secondo appuntamento è fissato per il 15 giugno con la Spring Race di Omedee da Manfredonia alle Isole Tremiti. Dal 13 al 15 luglio invece sarà la volta della regata dei trabucchi che si svolgerà in notturna da Manfredonia a Rodi. Il 9 settembre sono in programma 2 appuntamenti, la Lions Downia Cup da Manfredonia a Mattinata e la Coppa Monsignore sempre a Mattinata. A chiudere il Grande Slam poi sarà dal 14 al 16 settembre l'evento di punta, la Pizzomuno Cup da Manfredonia a Vieste. Vincerà il trofeo del Gargano chi collezionerà più punti nelle 6 regate.